Emanuel Caleca, seconda partecipazione qui da Italy. Che cosa state preparando qui nella piazzetta dedicata ai produttori in questo bel mercato cittadino? Direi non bello, bellissimo. Allora, niente, adesso stiamo preparando della verza, la facciamo saltare in padella con un po' di olio extravergine e poi abbiamo anche dell'aglio, per cui poi li facciamo soffriggere un attimo, ci vuole 4-5 minuti, e poi facciamo polenta e verza, ok? Che diciamo che è un piatto povero, cioè è di stagione, che però tutto sommato cucinandolo in questo modo sprigiona tutto il suo gusto, tutto il suo valore che ha la verza. Ovviamente la base è però la polenta di mais spinato di Gandino, che oggi avete preparato anche in una veste inusuale. Sicuramente sì, diciamo che questa, quella salata, stamattina abbiamo preparato la polenta dolce, ma abbiamo fatto, ma inizialmente sembrava un po' un azzardo, invece abbiamo preparato polenta, e ieri abbiamo fatto polenta e cioccolato. Oggi invece abbiamo fatto polenta dolce con gelato al mais spinato, e l'abbiamo poi con il cioccolato e la nocciola. E adesso facciamo l'orario serale senza la polenta dolce, ma con quella salata. Facendo vedere la verza, si sta finendo di cucinare velocemente. Ok, e poi vediamo con i nostri ospiti qui di poterli accontentare velocemente. Sì, sì, sicuramente gradiranno. È però carnevale qui a Milano, il carnevale ambrosiano, quindi non sono mancate ovviamente le chiacchiere. Sicuramente sì, ecco, nell'abbinamento poi a condire come coreografia sono sulle chiacchiere dolci in occasione del carnevale ambrosiano. Abbiamo preso questo spunto per poter, e sono state molto, molto apprezzate. Si apre ricco di sorprese e di avvenimenti per il mais spinato di Gandino, che oggi si trova a Milano, ma che è già reduce, diciamo, di tanti avvenimenti importanti. Qui con noi Giambattista Gherardi delle Cinque Terre della Val Gandino, che ci spiegherà appunto come si svilupperà quest'anno importante per tutta la Bergamasca. Ma sicuramente il 2017 è di nuovo un nuovo inizio, nuovi traguardi. E soprattutto quella del mais spinato di Gandino e delle Cinque Terre della Val Gandino sembra essere una storia che non finisce mai. Appariva come un grande traguardo quello del 2015 con la presenza ad Expo 2015 appunto a Milano all'esposizione universale, al cluster dei cereali di cui la comunità del mais spinato è stata partner scientifico. Il 2017 propone invece altissimi traguardi ad un livello anche davvero molto elevato, quasi impensabile, mi sia consentito di dirlo, a partire dal fatto che proprio il 2017 sarà l'anno europeo della gastronomia per Bergamo, che ne sarà capitale, insieme a Mantova, Cremona e Brescia, con questo progetto East Lombardy che proprio in questi giorni viene presentato. Giorni che non casualmente coincidono anche con la presenza, in occasione del Carnevale Ambrosiano, dei prodotti a base di mais e spinato a Italy, che celebra in questo modo, attraverso i produttori più rinomati della Lombardia e di tutta Italia, anche i suoi 10 anni di vita, in quello che è il bellissimo negozio Smeraldo qui nel centro di Milano, in quello che era un vero e proprio teatro e quindi un palco, no, anche in senso strettamente letterale, in cui le nostre specialità tipiche hanno modo di essere apprezzate dai residenti milanesi, che quindi sono anche dei potenziali fruitori della nostra area monumentale e naturalistica, ma che è anche luogo assolutamente frequentato da esperti di tutto il mondo. E qui ci fa davvero piacere che, per esempio, in questo caso le specialità della spinata e del ristorante centrale di Emanuel Caleca siano state riconosciute e apprezzate anche da persone che 2 anni fa erano Expo. Traguardi, dicevo, importanti. Abbiamo vissuto la bellissima esperienza a Montalcino, dove in questo caso le gallette, le spinette di mais spinato sono state protagoniste della degustazione di Benvenuto Brunello, anche in quel caso in occasione del 50° della fondazione del Consorzio del Vino Novello di Montalcino. E quindi evidentemente abbiamo l'opportunità di presentare il nostro prodotto in un contesto davvero ampio e mondiale, è il caso davvero di dirlo. Resta comunque un progetto, dicevamo, di rivalutazione territoriale.
rivalutare le attività del luogo, rivalutare le nostre tipicità, la sostenibilità del progetto e dello sviluppo, ma anche portare gente a scoprire le Cinque Terre della Val Gandino. Direi che, visto che stiamo parlando di gastronomia, è un menù davvero invitante e soprattutto anche appetitoso.